bentrovati. Oggi riprendiamo la fitball, che è la palla dove fa gli esercizi. Ho fatto altri 4 video proprio di esercizi sulla palla, però una di voi, Sara, mi ha dato l'idea di fare proprio uno solo di stretching con la palla. Quindi ti consiglio, se vuoi usarla, di fare prima uno o due degli altri. Tu nella lente di ricerca scrivi fitball e quindi trovi gli esercizi con la palla. Questo puoi anche cercare stretching in generale e ovviamente al posto della palla utilizzare un puff, una sedia, un'altra base di appoggio. Però se hai proprio la palla ti consiglio proprio di usarla anche per fare stretching. Un esercizio molto utile è quello dello psoas, l'allungamento della parte posteriore, della parte anteriore della coscia dietro. Quindi questo esercizio, il guerriero nello yoga, lo puoi fare con l'aiuto della palla, quindi ti appoggi proprio, è anche molto meno faticoso della posizione di Virabhadrasana classica, pieghi la punta del piede posteriore a 45 gradi o comunque leggermente verso l'esterno, ma cerca di appoggiare bene il tallone e la parte esterna del piede a terra ed estendi il più possibile la gamba posteriore. Cerca qua a questo punto di scendere il più possibile, quindi ovviamente la palla deve essere dell'altezza giusta per te, non troppo alta, perché devi sentirti proprio abbastanza giù appoggiata. Poi ovviamente se vuoi la puoi sgonfiare un po', se vuoi scendere più giù, o tenerla più gonfia se vuoi stare un po' più sostenuta. Allora da qua, se non senti tirare tanto lo psoas, quindi la parte anteriore della coscia posteriore, porta il bacino in leggera retroversione, cioè cerca pian pianino di portare la pancia indietro e il coccige leggermente in giù, quindi fare questo piccolo movimento fino a sentire proprio tirare, allungare quella parte. Puoi anche farlo prima in modo un po' dinamico, in modo da non avere troppa tensione, e quando ti senti bene, anche soprattutto stabile e in equilibrio, puoi portare su anche le braccia, congiungere le mani, aprire le spalle e farti dei bei respiri nella posizione di Virabhadrasana 1. Poi lentamente puoi ritornare e pian pianino andarti a portare a cavaggioli sulla palla, fare un po' di molleggio e poi girarti dall'altro lato, quindi direttamente da qua. Aggiusta prima la gamba posteriore, quindi porta bene il piede dietro verso l'esterno, attacca bene il tallone a terra, trova la giusta lunghezza, la giusta posizione, quindi aggiustati un po', scendi il più possibile, piano piano, estendi bene la gamba dietro, come a spingere indietro la rotula posteriore verso dietro e verso l'alto, e poi allungati e respira. Porta il bacino in leggera retroversione, come prima, quindi coccige leggermente verso il basso, la pancia un po' indietro. Ed espirando pian pianino ritorni, puoi anche fare un po' di dinamismo. E poi piano piano riportati con entrambe le gambe proprio sulla palla a cavaccioni, così molleggia un po', saltella un pochino, trova anche il tuo punto dove scioglierti un po', e da qua andiamo a fare l'apertura. Quindi sei qua, apri le anche e cerca di allungare una gamba mentre pieghi l'altra. Questo esercizio ovviamente senza l'appoggio è abbastanza faticoso, ma con un appoggio sotto è molto più semplice, quindi allunga tutta la parte dell'interno coscia. Ovviamente la puoi fare anche senza l'aiuto della palla, appoggiando le mani a terra o sul mattoncino, come abbiamo fatto già in qualche altro video. Però se hai l'aiuto della palla puoi semplicemente starci in appoggio sopra. Puoi anche sollevare la punta del piede e sentire un po' la differenza. E poi piano piano cambio lato. Fai un po' di respiri da un lato, un po' di respiri dall'altro, o con il piede a terra, oppure dopo un pochino puoi sollevarlo. Ovviamente per stare nella posizione statica, anche qua puoi andare anche con le mani giù, oppure rimanere su, almeno 30-40 secondi in una posizione, ma anche un po' di più. E poi ritorna al centro, e da qua puoi stare in appoggio sulla palla, estendere le gambe e portare la palla un po' più davanti a te, così in modo come da allungare
anche la schiena e ritornare su e poi lentamente puoi scendere e a terra, allungarti un pochino e andare proprio ancora un po' più giù con una gamba e con l'altra, sempre fare un po' di allungamento dello psoas da terra. E poi da qua, per l'apertura delle spalle, puoi andare proprio a allontanare la palla con le tue mani, a portarti come nella posizione del bambino, cercando di portare la testa fra le braccia il più dritte possibile. Come inarcare un po' la schiena, proprio come se qualcuno ti premesse sulle scapole in direzione del tuo coccige. Ad ogni respiro sentiti allungare un po' di più e poi ritorna. E da qua ti riappoggi e ti lasci proprio andare in completo abbandono allungando la schiena. Poi risali e lo fai nell'altro senso, quindi ti appoggi sulla palla. Ovviamente per fare questo regolati sempre in base alle tue possibilità, ognuno è come riesce. Se te la senti, fai questo bel allungamento, allunga anche il collo, tira il più possibile lungo fino ad appoggiare la testa sulla palla, scendi un po' più giù se è troppo faticoso, se è troppo in tensione. Se invece te la senti, estendi le tue braccia, ti apri col petto e con le spalle e ti allunghi indietro. Attenzione, questo non è per tutti, è soltanto per chi è abbastanza allenato all'equilibrio, alla posizione all'indietro. Respira, questo è un ottimo esercizio di apertura, però se non l'hai mai fatto con la palla ti consiglio di farlo prima col cuscino, con un cuscino sotto la schiena, come in un altro video che ho fatto dei video di apertura. Tu scegli apertura postura nella linea di ricerca e trovi questo bel esercizio fatto in modo più semplice. Fino poi a ritornare, aiutarti con le mani a sollevare la testa, a scendere un pochino più giù e con le mani sulla palla ti riporti su. Ok, poi ci sono tanti altri belli esercizi che puoi trovare negli altri miei video Fitball. Fai un bel respiro, espira e rilassa e ricorda che ogni attrezzo lo puoi utilizzare semplicemente per aumentare un pochino la intensità dei tuoi esercizi oppure per aiutarti a farli in modo meno faticoso, ma tutto si può fare anche a corpo libero. Continua a seguire i miei consigli, leggi tutto quello che scrivo in descrizione sotto al mio video e continua a seguirmi. Grazie, namaste.